avendo avuto in dono l'opportunità di parlare a tutti quanti voi, di abusare della vostra pazienza, ho pensato di approfittarne per mettere in campo due temi, due argomenti che sono delle passioni, delle autentiche passioni per me. Allora, da una parte il tema della Shoah, Auschwitz in particolare, dall'altra la didattica digitale. Ecco, a dire la verità, la mia passione è la didattica digitale, in questo caso però in particolare la realtà virtuale, applicata alla storia, applicata alla scuola anche. Vediamo di che cosa si tratta. Allora, ragazzi, io durante questo tempo che trascorreremo insieme vi proporrò una serie di domande. Non sono domande retoriche, sono domande autentiche. Dunque vi prego di interrompermi aprendo il vostro microfono e condividendo con me e con i vostri compagni la risposta, se vi fa piacere. Poi ho pensato a questo breve percorso, e magari il rischio è che alcuni di voi si trovino ad ascoltare cose che in parte già conoscono. Anche in questo caso vi chiedo di condividere le vostre conoscenze, se lo ritenete opportuno, o viceversa, può essere anche che io abbia dato per scontato conoscenze che invece non ci sono, e in questo caso mi raccomando davvero di interrompermi per chiedermi spiegazioni, ok? Va bene. Siete in tantissimi, per cui non sarà facile l'interazione, però ci proviamo, cioè non voglio parlare solo io. E vi faccio questa domanda, vediamo se qualcuno mi sa rispondere. Un attimo che si carica la pagina. È un po' troppo. Se siamo in tanti, passiamo così. Cos'è la realtà virtuale? Qualcuno saprebbe dare una definizione? Intanto io vedo se riesco a presentare. Ok. Che cos'è? Elias? Qualcuno lo conosce? Elias, forse sta sbagliando, sta utilizzando un'utenza sbagliata. Allora, che cos'è la realtà virtuale, ragazzi? Qualcuno osa rompere il ghiaccio? Che cosa vi immaginate che sia? Se siete mai entrati in contatto, ecco, con la realtà virtuale, dai, sicuramente qualcuno di voi ha fatto qualche esperienza. Potete anche utilizzare la chat, se preferite, eh. Provo io? Comincio io allora, rompo gli indugi. Vediamo. Ah, Christian, rappresenta. Aspetta, vediamo cosa è scritto. Rappresentazione digitale di un ambiente reale. Perfetto, esattamente. Rappresentazione digitale di un ambiente reale. Va benissimo la tua definizione. Io direi. Partirei proprio da qui. Rappresentazione. La rappresentazione che cos'è? Narrazione. Ecco, a me forse piace di più questa parola. Una narrazione digitale, come dice Christian, di un ambiente reale. Non è tutta questa novità da un certo punto di vista, nel senso che le narrazioni
Ci sono sempre state. A me ne è venuta in mente una qua. Chi riconosce questa immagine? Già visto da qualche parte? Magari in persona, su qualche libro? È una delle più significative, straordinarie narrazioni in ambito artistico. È il Giudizio Universale, lo possiamo ammirare nella Cappella Sistina. E la narrazione, come nasce, è per l'uomo una esperienza di immersione. Ecco perché ho scelto proprio l'esempio della Cappella Sistina, perché se vi capita, o se vi è già capitato, l'opportunità di osservarla dal vivo, siete immersi in questa storia, in queste immagini. Una narrazione è un libro. Quando leggiamo un libro siamo immersi. Sì, il libro ci piace naturalmente, quando lo amiamo, quando amiamo la storia che stiamo leggendo, quando ci emoziona tanto, no? Diciamo che entriamo nel libro, nella storia, giusto ragazzi? Ci entriamo. È proprio questo la realtà virtuale, essere immersi, entrare in una narrazione. Perché succede? Perché il nostro cervello è piuttosto ingenuo. A me è venuta in mente questa immagine, il guscio vuoto, forse ho esagerato, così è un po' troppo vuoto il guscio, però è ingenuo il nostro cervello, nel senso che è facilmente ingannabile dal punto di vista delle percezioni, intendo dire. Allora, immaginate. Che cosa può succedere al nostro cervello se dal punto di vista delle percezioni viene ingannato da una tecnologia di altissimo livello, come quella che sostiene la realtà virtuale? È una vera e propria mistificazione sensoriale la realtà virtuale, avvincente, per cui noi, il nostro cervello, diciamo così, è convinto di essere in mezzo a un'esperienza che in realtà è virtuale, appunto, non esiste, ma per noi è un'esperienza vera. Cosa ne dite se in tre clic io vi porto di fronte, anzi, dentro la casa di Anna Frank, il famoso nascondiglio segreto di cui tanto si parla in questi giorni, giusto? Avete sicuramente, spero, mi auguro, letto il diario. Non avete mai desiderato di vederla davvero, la casa di Anna Frank? Magari qualcuno è stato ad Amsterdam e è riuscito a entrare nella casa di Anna Frank, è stato fortunato, uno perché era ad Amsterdam e stava facendo un viaggio, due perché non ha trovato coda, è sempre molto difficile entrare. Allora, guardate qui, sto usando questa applicazione che qualcuno forse conosce, si chiama Arts and Culture, e è un'applicazione di Google gratuita, che consente di entrare virtualmente in numerosissimi musei, installazioni, luoghi di grande interesse presenti in tutto il mondo. Noi stiamo salendo le scale della casa di Anna Frank. Ecco, le finestre, gli alberi, però questo non è il nascondiglio segreto, non ancora. Questo è l'appartamento che si trova sotto. Potremmo andare alla ricerca? Sì? Prof, Dimmi. scusi, ma io non vedo, cioè io vedo solo il simbolino blu di Google. Sì, anch'io ho lo stesso problema. Anch'io. Allora, aspettate che rifaccio. Ah sì, sapete perché? Perché sono in presentazione di Chrome sul sito di Spark Adobe. Rifaccio tutto questo pezzettino. Oh, bravi che mi avete interrotto, eh. Una finestra. Così, così,
Ok, allora, Arts and Culture, qualcuno lo conosce? Sì, però mai usato. È molto interessante, secondo me, molto interessante. È un'applicazione che ha un 5-6 anni, non tanto nota, devo dire la verità. Anch'io l'ho scoperta di recente, ma la userò largamente. L'esempio che vi porto è questo della casa di Anna Frank, il primo che mi è venuto in mente, diciamo così, ma potete trovarci quello che volete. Eccoci qua. E ci entriamo nella casa di Anna Frank. Ora la vedete, vero ragazzi? Entriamo, ci sono le scale un po' strette. Vediamo un po', si sale. Questo è virtuale, naturalmente. Ecco le stanze, gli alberi. Potremmo cercare la libreria dietro la quale si nascondeva l'ingresso segreto. Però no, non lo faccio. Vado io direttamente al piano sopra. E vado all'ultimo piano. Erano queste le finestre dell'alloggio segreto. Allora, lascio a voi il piacere di scoprire questa app. È molto interessante. Adesso però voglio fare un altro esperimento con voi. Dunque, adesso però ho bisogno di presentare attraverso scheda di Chrome perché dovete sentire l'audio. Ok, ci siamo. Torniamo a noi, perché ho detto che avremmo parlato di realtà virtuale applicata alla storia, applicata al caso di Auschwitz in particolare. E partiamo così. Adesso condivido con voi il trailer di un progetto del 2017. Dunque, questo progetto si chiama Witness Auschwitz, Testimoni. Voi capite bene che Auschwitz è sempre più lontana. La liberazione che abbiamo commemorato ieri è del 45, dunque sono passati 76 anni. I testimoni sono sempre di meno, i testimoni oculari, coloro che in qualche modo hanno fatto esperienza diretta di Auschwitz, giusto? Primo Levi. È più grande, secondo me, la sua è la più grande testimonianza. È una testimonianza immediata. Primo Levi sente l'urgenza all'indomani dal ritorno da Auschwitz di scrivere, se questo è un uomo che infatti scrive e pubblica entro il 47. Liliana Segre, che è un'altra illustre testimone di Auschwitz, ha un percorso completamente diverso. Inizia a parlarne soltanto tanto negli anni 90, per cui circa 40 anni dopo essere rientrata da Auschwitz. Oggi i testimoni, stavo dicendo, per cause di forza maggiore, naturalmente sono sempre meno. È importante però che la loro testimonianza non si disperda. Allora, sono due agenzie di creativi, di professionisti della comunicazione, della interattività. Queste due agenzie si chiamano I6Web e 101%, sono agenzie che hanno uffici a Roma e a Tel Aviv. Hanno portato avanti questo progetto interessante, Witness Auschwitz. Attraverso la realtà virtuale ricostruiscono esattamente l'esperienza di trovarsi ad Auschwitz nel 1944. Non ci sono scene di violenza esplicita, assolutamente no. Tuttavia, consente questo percorso di circa 40 minuti, strutturato in tre modelli, consente davvero di fare esperienza dell'orrore e del dolore. Come hanno fatto? Hanno messo insieme una serie di immagini di repertorio, di immagini
nuove di rilevazione in 3D e attraverso una avanzata, attraverso un software sofisticato che si chiama Unreal Engine 4, hanno creato questa realtà virtuale. Ora, è soltanto un trailer, ma è abbastanza significativo. Proviamo insieme a entrare ad Auschwitz. Vom Zug. Ok, allora vedete che il grado di definizione è notevole, è molto notevole e l'esperienza sembra autentica, sembra davvero autentica. Voi immaginate quanto possa essere significativo utilizzare questo tipo di strumento in ambiti diversi, per esempio in ambito scolastico, fare esperienza virtuale, non so di che cos'è la cellula, studiando scienze, oppure gli infiniti usi che si possono fare in geografia grazie alla geolocalizzazione, quindi si può vedere in tempo reale qualunque posto, oppure tutto quello che viene in mente a voi. Oppure utilizzare questa tecnologia in ambiti ancora diversi, da quello didattico, da quello storico, documentaristico. Pensate che cosa, quale impatto, quali ripercussioni potrebbe avere usare una tecnologia di questo tipo in ambito forense, durante un processo. È la storia che vi voglio raccontare. E il processo riguarda un gerarca, riguarda un SS. Vediamo un po' se riesco a raccontarvi questa storia. Quando noi parliamo di questi temi, tiriamo in ballo certi concetti. A qualcuno questa immagine evoca un concetto? A qualcuno viene in mente qualcosa? Cosa significa? Cosa sta facendo questa mano? Qual è l'idea, il concetto che volevo evocare? Beh, l'interruzione, prof. Certo, Pasquale. In questo ambito l'interruzione di qualcosa che non va, come la chiamiamo? Cosa può essere?
La liberazione? No, prima la liberazione è giusto, viene dopo. Prima un atto di responsabilità. Avevo in mente questo, agire in quanto responsabili, in quanto non indifferenti. Faccio qualcosa e interrompo una catena di conseguenze. Che cos'è la responsabilità secondo voi? Come la definireste? Quante volte vi sarete sentiti dire bravo, brava, sei stata responsabile, oppure avresti dovuto essere un po' più responsabile. Che cosa significa essere responsabili? Prendersi carico di qualcuno o di qualcosa. Brava. Prendersi carico, esattamente, rispondere, deriva direttamente dal latino rispondere, è la capacità di render conto delle proprie azioni, prendersi carico delle proprie azioni. E prendersi carico, è giusto proprio il verbo che hai usato, anche delle conseguenze delle proprie azioni. Per cui essere responsabile significa anche correggere il proprio comportamento qualora si intuisca che le azioni potrebbero non essere qualcosa di positivo. In filosofia, questo concetto è strettamente connesso al concetto di volontarietà o di libero arbitrio, per cui io sono responsabile. Rispondo della mia condotta se è il risultato di una libera scelta, se non ci sono stati condizionamenti, non è stata determinata la mia azione da fattori esterni. E noi stiamo parlando anche di questo. Questo che cosa vi fa venire in mente? Quale concetto? Il Il rimorso, forse. Il perdono, direi. Comunque va benissimo anche il rimorso, certo, è un aspetto particolare, è un'emozione che preclude, diciamo, preclude, che anticipa, ecco, il sentimento del perdono. Va bene anche il rimorso, perfetto. E poi questo, il concetto di giustizia. Di giustizia. Quando parliamo di Auschwitz, quando parliamo dei processi che sono seguiti alla Shoah, certamente parliamo di giustizia. Allora vi faccio questa domanda: quale punizione potrebbe mai essere giusta per i crimini perpetrati ad Auschwitz? Probabilmente nessuna sarebbe abbastanza grave, però dall'altro lato non si può lasciare tutto com'è, quindi bisognava trovare una via di mezzo, cioè un compromesso. Perché probabilmente nessuna, Matilde? Sì, Perché nessuna, Matilde? perché comunque è stata una tragedia di dimensioni enormi, la peggiore dell'umanità, quindi. Come si fa a valutare la tragedia peggiore dell'umanità se non abbiamo altre, tra virgolette, tragedie, meno male, con cui poterla comparare? Non c'è il metro di giudizio. Brava, hai fatto una considerazione interessante e anche hai trovato un'argomentazione, come posso dire, valida, valida. Siete d'accordo con Matilde? C'è qualcuno che la pensa differentemente da lei? Prof. Forse però la punizione potrebbe, cioè la punizione che potrebbe essere applicata non è certa anche da un punto di vista politico,
cioè le conseguenze a questa punizione. Così come abbiamo studiato nella Prima Guerra Mondiale, ciò che è accaduto dopo la sconfitta della Germania ha portato dopo a un senso di impatriottismo nella Germania e poi ha portato alla Seconda Guerra Mondiale. E dato che si sapeva tutto in Europa che ci sarebbe stata una seconda guerra, magari si voleva evitare proprio questo. Certo, però di sicuro non è che è passata sotto il naso a tutti senza azioni. È successo qualcosa, ci sono state punizioni, però secondo me sono state meno pesanti rispetto a quello che potevano essere, perché si aveva paura che in Germania potesse rinascere di nuovo un'altra guerra, che magari l'Europa non era ancora pronta di nuovo a sostenere. Allora, bravo, bravo Stanislao. Dalla voce mi sembra di capire che sei piccolino, ma ci vedi lungo e ti ricordi soprattutto quello che hai studiato. È vero, tu richiami dei fatti realmente accaduti, memori di quanto possano essere state drammatiche le conseguenze delle condizioni estreme, direi, imposte alla Germania dopo la Prima Guerra Mondiale. Nella Seconda Guerra Mondiale certamente la struttura politica, diciamo, dei governi si comporta in maniera diversa e meno male, certo, a volte la storia insegna. E poi richiamavi anche, secondo me, mi è sembrato di capire, il concetto di responsabilità. È vero, sono stati gli unici responsabili, ma soprattutto chi all'interno della popolazione tedesca è stato responsabile. Questi sono quesiti che i filosofi si sono posti per tutto il secolo scorso, ma ancora non sono state trovate risposte, ragazzi, per cui, come posso dire, anche noi stiamo indagando dei concetti per cui non ci sono verità assolute. Questa è la foto di un grande filosofo del Novecento, di origine tedesca, si chiama Theodor Adorno, e si chiede: come può una giustizia umana giudicare l'inumano? Che è un po' il pensiero di Matilde. Non disumano, dice Adorno, ma inumano. Disumano, dis in greco significa male. Quindi disumano è un umano cattivo, mentre inumano significa non umano. Capite che c'è differenza. Adorno è, ho detto, un grande filosofo tedesco di Francoforte. Nasce nel 1903, fonda giovanissimo, ventenne, insieme ad altri filosofi come Horkheimer, Benjamin, fonda una scuola, un istituto per la ricerca sociale. Una scuola di filosofi molto promettente che tuttavia 10 anni dopo, nel 1933, viene chiusa da Hitler, perché molti dei filosofi che partecipano a questa scuola, per esempio Adorno, hanno due difetti. Intanto sono comunisti, marxisti, e poi sono ebrei, per cui Adorno si trasferisce, come molti altri intellettuali tedeschi, si trasferisce negli Stati Uniti e rientra in Germania soltanto a guerra conclusa nel 51, ritorna nella sua città che si chiama Francoforte e lì apre di nuovo la scuola filosofica che si chiama Scuola di Francoforte. E come può, dice, la giustizia umana giudicare l'inumano? Un altro grande filosofo tedesco che si chiama Hans Jonas, che dice, forse questa frase l'avete già sentita, dopo Auschwitz possiamo e dobbiamo affermare con estrema decisione che una divinità onnipotente o è priva di bontà o è totalmente incomprensibile. Anche lui, Jonas, si è occupato tanto di scienza, di religione, di totalitarismo, da tedesco, ha cercato di indagare il perché di ciò che è accaduto e ha studiato a fondo il concetto di responsabilità, che per Jonas significa
Io agisco in modo da garantire il dover essere a chi ci sarà dopo di me. Da questo pensiero poi si svilupperà l'idea di sostenibilità. Però dice dopo Auschwitz, o Dio è privo di bontà, oppure noi non lo capiamo. Questa immagine la conoscete, celebre. Chi mi dice dove è stata scattata? No? È un processo. Berga. Il processo. Sentiamo? No? Il processo di Norimberga. Esattamente. Il processo di Norimberga. 20 novembre 1945. Voi capite che la guerra era terminata da poche settimane, pochi mesi. Le macerie erano ancora fumanti. Subito a Norimberga si apre un processo, che è uno dei processi più importanti della storia. È un processo che dura poco meno di un anno. Si svolge nella città di Norimberga, intanto perché era una delle poche città in cui il palazzo del tribunale era in piedi. La Germania è stata rasa al suolo durante la Seconda Guerra Mondiale. E poi perché Norimberga era stata anche la città in cui Hitler aveva celebrato il Reich, con le leggi, per esempio, di Norimberga. Per cui prendono questa città perché diventi il simbolo della sconfitta del totalitarismo, della sconfitta della persecuzione, dei crimini terribili di cui i nazisti si sono macchiati. È un processo che si svolge quindi a caldo, ma è un processo freddo, freddissimo, dove di fatto non ci sono testimonianze dirette, ma si analizzano le carte. Perché? Perché il Tribunale Internazionale, il Tribunale Militare Internazionale, che è incaricato di organizzare questo processo, non vuole che vengano commessi errori anche del tipo di cui Stanislao prima, a cui Stanislao faceva riferimento. Per cui si analizzano freddamente le carte. Ecco l'immagine di alcuni degli imputati. Gli imputati in tutto sono 22. E non so se qualcuno di loro lo riconoscete. Lui è Göring, lui è Rudolf Hess, lui è von Ribbentrop, poi ci sono altri seduti intorno, dietro, magari meno celebri. Il numero uno e il numero due del Reich. Dodici condanne a morte, alcune pene detentive, alcuni ergastoli naturalmente, poi svariati anni di reclusione, tre assoluzioni. I reati: complotto e crimini contro la pace, crimini di guerra, crimini contro l'umanità. Però vi chiedo, è stato giusto svolgere un processo ai gerarchi? Cioè sottoporli alle regole del diritto internazionale, cioè garantire loro il diritto alla difesa, cioè garantire loro un trattamento umano fino all'eventuale condanna? È stato giusto? Ma come? Non erano inumani? Altro processo storico, emblema, il processo ad Adolf Eichmann, che si svolge 16 anni dopo
e che è fatto in un modo completamente diverso, si svolge in un modo completamente diverso. Intanto non è internazionale il tribunale che si occupa di Eichmann, ma è un tribunale nazionale e israeliano. Non sono 22 gli imputati, ma è un uomo solo contro il resto del mondo. Non sono soltanto analizzate le carte, ma si ascoltano i testimoni che per ore narrano le crudeltà inenarrabili che hanno vissuto sulla loro pelle. Le udienze sono tessute di emozioni incontenibili. Punto. La rievocazione dei sopravvissuti è straziante. In tutto Israele si sente una fortissima ondata di odio, misto ad esultanza, no? Per quello che sta accadendo. Eichmann è processato. E il 31 maggio del 62, il 15-12 termina il processo con la condanna a morte, il 31 maggio Eichmann viene impiccato. Eichmann era un alto funzionario del Reich, era colui che di fatto gestiva l'organizzazione, diciamo lo smistamento dei deportati nei campi di concentramento. Vogliamo sentire un filmato luce dell'epoca in cui si riferisce del processo e della sentenza. Ecco qua. Sei mesi è durato il processo contro il colonnello dell'SS Adolf Eichmann, accusato di crimini perpetrati contro il popolo ebraico e contro l'umanità. L'attenta sorveglianza delle forze di polizia di Israele sul Palazzo di Giustizia di Gerusalemme protegge l'incolumità dell'imputato, i cui delitti hanno fatto fremere d'orrore il mondo intero. Alcuni superstiti dei campi di sterminio hanno narrato le loro terribili esperienze dinanzi ad un pubblico che ha... Nella cabina di vetro a prova di proiettili, Eichmann ha seguito con grande attenzione le 121 udienze del processo. Preciso, ordinato, metodico come ogni buon tedesco, consulta spesso i suoi appunti. Solo un leggero tremito delle labbra sottili tradisce di tanto in tanto l'ansia dell'uomo corresponsabile dello sterminio di 6 milioni di ebrei. L'ombra della morte aleggia cupa nell'aula e i capi di imputazione eletti dal giudice Moshe Landau prendono sostanza attraverso le parole dei testimoni. Poi il procuratore generale Gideon Hausner conclude la sua martellante accusa dicendo: solo una sentenza attende Adolf Eichmann, nato uomo ma divenuto belva. Se la condanna a morte non sarà applicata, non vi sarà più al mondo un altro essere che possa meritarla. Il difensore, l'avvocato tedesco Robert Servatius, tenta invano di gettare su altri le responsabilità dell'accusato. L'imputato si difende dichiarando di avere ubbidito agli ordini di Hitler. E termina con queste parole: vorrei ora di mia spontanea volontà domandare perdono al popolo ebraico e dichiarare che non ridisco al pensiero di ciò che è stato fatto agli ebrei. La sentenza, letta nel profondo silenzio, dice: accusato, siete riconosciuto colpevole dei crimini perpetrati contro il popolo ebraico e contro l'umanità. Il fine dei crimini contro il popolo ebraico era di far sparire l'intero popolo dalla faccia della terra, e ciò è quello che distingue questi crimini dai delitti contro le persone e gli individui. E conclude:
Questa corte condanna perciò Adolf Eichmann a morte per i crimini contro il popolo ebraico. La condanna sarà eseguita mediante impiccagione, ma l'avvocato Servatius ha già presentato il ricorso in appello. Allora, sì, Eichmann, o meglio i suoi avvocati, insomma, in nome suo, utilizzano una linea difensiva che da alcuni gerarchi era già stata il processo di Norimberga, e cioè ho obbedito all'autorità superiore, cioè si giustificano dicendo di avere soltanto eseguito gli ordini. Dunque non riconoscono di essere pienamente responsabili in base alla definizione del concetto di responsabilità di cui parlavamo prima. Andiamo avanti. Max Horkheimer, l'ho citato prima, insieme ad Adorno, il fondatore della scuola di Francoforte, si chiede: l'idea che Eichmann possa mai espiare le sue colpe dopo un giudizio e un verdetto umano è uno scherno per le vittime, uno scherno orribilmente grottesco. Ma che cos'è la colpa? Qual è la differenza allora tra colpa e responsabilità? Ce lo spiega questa filosofa, la donna, questa teorica della politica, come amava definirsi lei, si chiama Hannah Arendt, e dice, lei, scusate, partecipa al processo in quanto inviata di una importante rivista americana, New Yorker, si trova, è tedesca, di origine ebraica, si trova negli Stati Uniti, perché negli Stati Uniti ha trovato riparo, no? In seguito all'avvento al potere di Hitler, e dagli Stati Uniti, da New York, la città dove vive, si reca a Gerusalemme appunto per raccontare del processo di Eichmann. E indaga l'idea di colpa e l'idea di responsabilità e ci dice: la responsabilità riguarda le azioni collettive, dunque la sfera politica. La colpa invece riguarda le azioni compiute dal singolo, dunque riguarda la sfera morale. Qualsiasi soggetto, in quanto membro di un gruppo, deve rispondere delle azioni compiute dai membri del suo gruppo. Ma in che senso? Nel senso che tutti coloro che hanno vissuto passivamente sotto il regime nazista, secondo Hannah Arendt, non sono giuridicamente colpevoli, ma sono moralmente responsabili. Moralmente responsabili. Questo passaggio l'avete capito, ragazzi? Dice, le azioni erano mostruose, ma chi le fece era pressoché normale, né demoniaco né mostruoso. Era banale, la banalità del male, non il suo, i suoi celebri libri. Ecco, a proposito di né demoniaco né mostruoso, un signore. Torniamo a noi. Vi ricordate, volevo parlarvi della realtà virtuale applicata a un processo, quindi in ambito forense, e il processo a quest'uomo come imputato si chiama Reinhold Almin, è morto nel 2017, ma pochi mesi prima di morire è stato imputato in un processo, qui ritratto a 20 anni circa, è scattata nel 41. Ecco, vedete, indossa la divisa delle SS. Era una guardia. Una guardia, lui si iscrive, giovanissimo, meno che ventenne, al Partito Nazionalsocialista dei Lavoratori, entra nelle SS, combatte,
nell'esercito, sul fronte russo, nei Balcani e poi viene trasferito come sorvegliante nel campo di sterminio di Auschwitz. Per questo è stato processato. Qual è la difficoltà? Allora, fino al 2011, nel sistema giuridico tedesco, perché un imputato venisse condannato, era necessario provare la responsabilità individuale dell'imputato. Dopo il 2011, invece, perché avvenga la condanna, è sufficiente la partecipazione in diverse forme allo sterminio. Gli avvocati di Anning dicono che il loro cliente non ha mai personalmente fatto del male a qualcuno. Non solo, Anning sostiene che dalla sua posizione lui era quello che si trovava in cima alla torretta di controllo quando arrivavano i treni, oppure come secondo incarico si trovava lungo la banchina quando scendevano i deportati e aveva il compito di dividerli tra coloro che erano momentaneamente abili al lavoro forzato e coloro che non lo erano. Anning sostiene che dalla sua posizione non riusciva a vedere, a capire, ad avere la certezza che una parte dei condannati si incamminava verso le camere a gas, per cui non assume questa responsabilità. Nel processo a suo carico, che si svolge nel giugno del 2016, invece viene giudicato responsabile, non colpevole, ma responsabile della morte di 170.000 prigionieri. Come fanno i giudici ad avere, come posso dire, la ragionevole certezza che quest'uomo sia stato responsabile di un fatto così grave? Qui entra in gioco un altro protagonista della storia, si chiama Ralph Brecker, è un giovane ingegnere forense che mette a punto una ricostruzione virtuale sofisticatissima di come doveva essere Auschwitz e quella che doveva essere la visuale dell'imputato Anning. Una ricostruzione così dettagliata che non lascia dubbi alla giuria. Ora io volevo farvi vedere questo film molto interessante che dura 16 minuti circa, è diviso in 5 parti, è in inglese. Io personalmente, che non conosco bene l'inglese, sono riuscita a capirlo, per cui penso che riusciate a capirlo anche voi. Alcune parti, quelle in tedesco, sono ci sono sottotitolate in inglese. Altre parti, quelle direttamente in inglese, non sono sottotitolate. Se ci sono dei problemi di comprensione, poi ci confrontiamo, va bene? Ragazzi, ci sono domande? Ci siete ancora? Sì, sì, bro. Non ci sono domande? Lo volete vedere questo film? Lo guardiamo? Sì, sì, proviamo. Dai, poi spero se ne possa discutere. Wir stehen hier halt mittendrin. Also ich befinde mich jetzt hier im KZ Auschwitz-Birkenau und stehe jetzt hier an der Rampe. Hier hat eben der Zug gehalten. Hier sind die Gefangenen angekommen.
Und hier fand dann die Selektion statt. Das heißt, der eine Teil wurde gleich in Richtung der Gaskammern geführt und andere in die Baracken und mussten eben ihren Arbeitsdienst verrichten. Organizations and the World Jewish Congress have welcomed the verdict. A former Auschwitz guard has been sentenced to 5 years in jail after being convicted of his role at the Nazi death camp in what's likely to be one of Germany's last Holocaust trials. Reinhold Hanning, now 94, was found guilty of being an accessory to the murder of at least 170,000 people. The four-month trial in the western city of Detmold included testimony. The great significance of this trial of Reinhold Hanning, using a virtual reality model in the courtroom, is that virtual reality proves that he was an accomplice of murder. Technology reveals the memory of what occurred 70 years ago. Hanning represented the common man in the killing machine, and only a very small fraction of those individuals have ever faced justice. More than 6,000 German soldiers worked at Auschwitz. Those who are still alive are all in their hundreds and 90s. So you have a very small set of individuals who can still be pursued in Germany for these crimes. Just the actual act of apprehending these individuals, Nazi hunters have a tremendous challenge. These boxes represent, first of all, our attempts to investigate these crimes. So many got away living in peace in their houses in post-war Germany that we can't really be satisfied. Our task is to go through any accessible material concerning Nazi war crimes. So we browse through archives and then try to evaluate what is within these documents. The aim is to describe a location, a time, and a crime happening there, and then to find those culprits responsible. When we have done that, we hand over the case to the public prosecutor's office in charge. Until recently, you had to demonstrate a direct participation in direct murder in order to be prosecuted effectively. But that law changed in recent years, and because of that change, Reinhold Hanning came to the forefront. Ich habe während dieser Zeit viele Verfahren bearbeitet und in den letzten Jahren auch einige Konzentrationslagerverfahren. Er hat ja nie in Abrede gestellt, in Auschwitz gewesen zu sein. Er hat nie in Abrede gestellt, Wachmann gewesen zu sein. Er hat nur bisher nur an den Taten beteiligt zu werden, beziehungsweise von diesen Taten gewusst zu haben von Auschwitz. So dass wir uns heute noch beschäftigen mit Wachleuten, mit niederem Personal, mit Wache gehalten, während andere die Tötungen durchgeführt haben, während andere das Zyklon B in die Gaskammern geworfen haben. Durchgeführt werden durch ihre Wachtätigkeit und das nennt man Beihilfe zum Mord. Schwierigkeiten sind eigentlich heutzutage, wenn man überlegt, dass der Krieg über 70 Jahre vorbei ist.
Wir nehmen überwiegend Kapitaldelikte auf und erstellen daraus, also von den Örtlichkeiten, 3D-Modelle und überführen sie, wenn nötig, in die virtuelle Realität. Der Scanner dreht sich horizontal um die eigene Achse, wird der Laser von einem Prisma vertikal um 310 Grad abgelenkt. Pro Scan werden ca. 30 Millionen Messpunkte generiert. Details erkennbar, kleinste Blutspritzer sind erkennbar. Ist es möglich, um die Blutspritzer virtuell Ellipsen aufzuziehen? Und ein Algorithmus berechnet die ballistische Bahn der Bluttropfen. Beweg mich jetzt mal hier zur Couch, um eine Zeugenaussage zu. Das heißt, ich kann jetzt hier auch mal unter einen Stuhl schauen. Verständigen Kollegen, sei es jetzt für Ballistiker, auch die Physiker, wollen wir einfach die Möglichkeit geben, auch Monate später einen Tatort zu begehen und dort auch zu arbeiten. Kam die Staatsanwaltschaft auf uns zu und fragte uns, ob es möglich sei, ein 3D-Modell eben von Auschwitz-Birkenau zu erstellen. Im Mai 2015 haben wir eine Bestandsaufnahme durchgeführt mit unserem Laserscanner. Das heißt, wir waren vor Ort. Die meisten Gebäude wurden aber abgerissen in der Vergangenheit. Deshalb mussten wir den überwiegenden Teil rekonstruieren, also eben am Rechner. Virtual reality is a great tool to objectively establish what was visible to the defendant. So as Mr. Hanning claimed, oh, I was in such a position that I could not have seen what was occurring elsewhere in the camp. The virtual reality will contradict that claim. Hier wurden eben die Menschen wurden hier ausgeladen und wurden in Richtung wurden zu den Gaskammern hingeschickt. Hier ist jetzt eben die Rampe, hier sind die Wachtürme. Hier befinde ich mich jetzt auf einem Wachturm, eben hier direkt vor der Rampe, und ich kann hier genau sehen, was ein Wachmann damals von diesem Standpunkt aus sehen konnte. During his time in Auschwitz, 170,000 people at least were killed. The court could not prove what the defendant did on a specific day. There was no direct link from his actions to the killings, but the court followed the other reasoning that just fulfilling his function as an S-guard helped the machinery to kill that many people. And thus he was convicted as an accessory to the murder of these 170,000 victims. And the sentence was 5 years of imprisonment. And then he appealed against that decision, and unfortunately he died before the highest court could render the appeals decision. There's so much work put into that case, and it's maybe frustrating if it just vanishes under your hands. You are not permanently convicted if you have appealed your trial chamber judgment. Well, he was on appeal, and therefore, when he died, he was left in limbo as to his guilt or innocence with respect to Auschwitz. It may seem unfair nowadays to go after the youngest and the lowest rankings, but that's what we have to do today because we can't do anything else. There was such a cover-up within the German government in the 1950s of anything Nazi. It was not the reality of Germany to go after people like Reinhold Hanning. He was not in the leadership
And those individuals floated back into German society. A lot of things should have been done earlier in the 50s, in the 60s, perhaps in the 70s, when the higher ranking were still alive. Es gab so eine Schlussstrich-Mentalität in Deutschland, dass man sagte, okay, ich möchte mit dem Krieg nichts mehr zu tun haben. Dann setzte das, wie gesagt, ein. Also zunächst hat man sich mit der Umsetzung von Kriegsverbrechen in Prozesse, mit den Ermittlungen, hat man sich sehr schwer getan. I led the US delegation in the talks creating the International Criminal Court. And when Germany rose to speak in those negotiations for years, the German diplomat rose to say that Germany was there. It committed these types of crimes during World War II. And we need the International Criminal Court to ensure that these crimes are not committed again, or if they are, the perpetrators are brought to justice swiftly. Germany always went back to the lesson of Nuremberg that individuals are held accountable for these types of crimes. Wir sind hier im Schwurgerichtssaal 600 und hier haben die wichtigsten Prozesse gegen die Verbrecher im Zweiten Weltkrieg stattgefunden in den Jahren 1945 und 1946. It's a really intense feeling to sit here after such a long time. Here they try to establish this remembering culture. Es gibt auch einen Ausdruck Erinnerungskultur, also das, was man in Deutschland versucht, eben eine Kultur der Erinnerung zu schaffen, in der Erinnerungen lebendig gehalten werden und dass man sie also den späteren Generationen so zugänglich macht, dass sie sich in der richtigen Art und Weise damit auseinandersetzen können. Relatively short period of time, you know, many decades, but still relatively short in the span of history, the Germans have instilled a fairly full awareness of what did occur during World War II so that the new generations in Germany reject the Nazi ideology completely. Any promotion of, any advocacy of the Nazi ideology is outlawed in many respects. And that includes visual representations, the flags, but also what is said publicly. And German society is intolerant of intolerance. Das ist der letzte NS-Prozess. Das habe ich, es wurde auch in der deutschen Presse immer wieder mal gesagt, dass ich sage zwar nie. It's our responsibility to try what's possible today. And that's why my colleagues and I do our job. Even if we only find a few that are still living and maybe convicted. In the modern war crimes tribunals, accomplice liability is being prosecuted again and again and again. And virtual reality is all about accomplice liability. So we've only begun with what virtual reality actually offers in the courtroom. When the last Nazi dies, is Germany off the hook? Well, Germany will never be off the hook for what occurred during World War II. But there is complicity by populations in the pursuit of evil all over the world. This is not unique to Germany whatsoever, and we need to remember that. Breaking news, terror.
between white nationalists and counter-protesters. On the streets of this American city, hate groups making Nazi salutes. The rally becoming one of the largest gatherings of white supremacists in decades. You had very fine people on both sides. Now we're going to take down his statue. You're changing history, you're changing culture, and I'm not talking about the neo-Nazis and the white nationalists. Define alt-right to me. You define it. Define it for me. Avete capito, nonostante l'inglese, immagino di sì, immagino che siate riusciti a capire il senso di questo corto, molto interessante secondo me, fatto veramente bene. C'è qualcosa che possiamo chiarire tutti insieme? Qualcuno ha delle domande? Quali sono i concetti che richiama questo video? Ancora il tema della giustizia, della responsabilità, vero? E qui del perdono, del rimorso. C'è stato il rimorso, c'è stata una reale richiesta di perdono. Che cos'è il perdono? Come può avvenire il perdono? Chi me lo sa dire? Cosa si intende per perdono? Un tema di cui nel video si parla. Come funziona il perdono? Ecco. C'è qualcuno che vuol provare a rispondere? Come funziona il perdono? Anche scrivendo in chat. Quali sono le condizioni perché funzioni il perdono? Beh, c'è da dire che in questo caso il perdono penso che sia un qualcosa di impensabile, qualcosa da raggiungere, cioè impensabile. Che anche per esempio l'imputato del video era una guardia che si occupava di gestire gli ebrei quando arrivavano. Esatto. Non puoi non renderti conto che stai facendo un qualcosa di sbagliato. Cioè, non puoi dire che non sapevo che andassero nelle camere a gas. Cioè, già soltanto da come arrivavano, dalla modalità di trasporto, lì sì che c'è. Dovevi già farti molte domande. E se non te le facevi, vuol dire che eri d'accordo, che era giusto, ti sembrava giusto. Se non le facevi, Tommaso, è molto giusto il tuo discorso, lo condivido naturalmente. Mi permetto di aggiungere, se non ti sei fatto quelle domande, ti assumi la responsabilità, giusto? Esatto, sì. Giusto. E quindi in questo caso? Non puoi chiedere il perdono. O meglio, potresti chiederlo se non ti assumessi la tua responsabilità, perché si può chiedere il perdono, anzi il perdono è giusto chiederlo proprio laddove si commette un errore, purché se ne riconosca la responsabilità. Le responsabilità. E questo non è avvenuto, devo dirvi la verità. Spesso, sì? Dimmi Giulia. Ah, Giulia. Sì, devo dire una cosa. Che innanzitutto loro non hanno neanche detto mi dispiace, non si sono neanche riconosciuti colpevoli,
Quello ho detto, non vedo, non sento, non parlo, nel senso non so niente, tiratemi fuori, io non c'entro. Ed è una cosa, secondo me, oltre incredibile, ma proprio inumana, come diceva lei prima, perché davanti a una giuria, davanti a persone che hai trattato come bestie, non come persone, come puoi, come riesci a fare un discorso del genere? E poi la cosa che mi ha sempre stupito di questo, della Shoah, è che ha coinvolto persone comuni, sia Hitler che i suoi fedelissimi, che le gerarchie più alte dell'esercito, fino al soldato semplice che guardava i prigionieri e li conduceva alle camere a gas. Era un fenomeno di massa, di un'intera nazione. Come si fa appunto a giudicare un'intera nazione che commette violenza psicologica, almeno, su un'intera razza, un'intera etnia più che altro? Per cui è questa la cosa che mi ha stupito. E poi non so se qualcuno di voi ha mai sentito parlare dell'esperimento di Milgram. Quell'esperimento per cui si danno degli ordini a delle persone normali, e per finta gli viene detto date un voltaggio elettrico sempre più alto a una persona se non vi risponde correttamente. Chiaramente la persona che subiva lo shock elettrico faceva finta, non lo subiva davvero, e quando la persona arrivava a dire, cioè a far finta di morire, loro non facevano niente, anzi andavano avanti. E questo esperimento ha dimostrato come l'uomo, davanti a una autorità che lui ritiene corretta, possa fare davvero di tutto. E secondo me è importante da riconoscere, perché è all'interno della nostra psicologia. Tutti adesso pensiamo, ma io non l'avrei mai fatto, no, io non sarei capace. Eppure persone normalissime, segretarie, che mandavano a morte i prigionieri, pensando, ah, ma ci mettiamo anche questo? Forse questo qui, dai, non mi piace tanto il nome, allora lo mandiamo alle camere gas. È stata una cosa talmente forte, talmente intrinseca nella mentalità di un'intera nazione per così tanto tempo, che è difficile da quantificare, e capisco benissimo la loro difficoltà nel riuscire a fare giustizia, perché è stata un'intera psicologia messa in campo da Hitler nel comprendere in tutta la popolazione, ed è una cosa che spero innanzitutto non ricapiti mai più. Allora, ma che belli questi vostri interventi, hanno arricchito tantissimo la lezione, vi ringrazio tantissimo, non vi dico il piacere che mi fa sentirvi ragionare così. E brava Giulia che hai citato la storia dell'esempio psicologico, è vero, un vero e proprio esperimento psicologico. Però a me è venuta in mente Hannah Arendt, che ho citato prima, non so se ricordate l'immagine, che definisce banale il male, non malvagio, non mostruoso, ma banale, perché lei dice, attenzione, tutti possiamo fare del male. E facciamo del male nel momento in cui smettiamo di parlare a noi stessi. Lo spiegavo proprio pochi giorni fa in classe. La Arendt dice, quando smettiamo di parlare a noi stessi, sapete quando ci mettiamo davvero a parlare da soli, spesso lo facciamo a mente, qualcuno invece lo fa proprio a voce alta, non si controlla, ci chiediamo, ho fatto così, ho fatto bene, ho fatto male, è giusto, no, dai, forse è sbagliato, che allora mi correggo, cambio idea, oppure quel parlare a se stessi in qualche modo limita il rischio del male assoluto. Quando non si parla più a se stessi, viene meno il controllo più importante che è autorevole, che può preservare dal male, è il controllo della nostra coscienza.
Allora, molto bene. Prof, io, secondo me stiamo perdendo un pezzo però, nel senso sentiamo, che secondo me è vero, verissimo quello che è stato detto fino adesso, però noi ci stiamo dimenticando che se qualsiasi persona avrebbe, cioè se qualcuno avesse parlato, poi sarebbero finiti anche loro nel campo di concentramento, quindi è più una questione quasi di sopravvivenza, non è una questione di congiura totale, perché magari ha soltanto un tacito dissenso. E secondo me molte persone magari dissentivano, ovviamente stando zitti, perché non potevano dissentire pubblicamente. Però, cioè, è diventata quasi una questione di sopravvivenza anche per i dissidenti. Allora, per quello secondo me non c'era opposizione. Matilde, ci sta tutto, brava, ci sta tutto questo tuo intervento. Allora, voi studierete più approfonditamente la storia italiana durante il fascismo, e in Italia c'è stata una resistenza organizzata che poi ha portato alla liberazione del nostro paese, vero? In Germania meno organizzata, qualcuno che eroicamente è riuscito ad opporsi al regime c'è stato, ma è anche è corretta, ripeto, il tuo intervento, è anche una questione di numeri, non è facile, non siamo tutti eroi, però se tutti facessimo il nostro pezzettino, se tutti ci assumessimo la nostra piccola responsabilità, come posso dire, poi sarebbe più semplice. Guardate qui, allora, lui per esempio è uno di quelli che non c'è stato, è Willy Brandt, è stato anche cancelliere in Germania dal 69 al 74, da giovane non prende, è uno dei pochissimi che in Germania ha il coraggio di non prendere la tessera del partito nazista, viene perseguitato, è costretto a fuggire dal suo paese, ripara in Scandinavia, in Norvegia, per molto tempo non potrà fare rientro in patria, poi a guerra conclusa ritorna e entra in politica e si occupa di ricostruire la Germania. Quindi lui, che è a sua volta vittima del nazismo, in un viaggio importante che fa a Varsavia, già da cancelliere, è già cancelliere qua della Repubblica Federale Tedesca, cioè la Germania dell'Ovest, quando le due Germanie erano ancora staccate, in un viaggio a Varsavia, di fronte a un monumento che si vede in parte qua in alto a sinistra nell'immagine, è il monumento ai caduti del ghetto di Varsavia, quindi ai deportati, e cosa fa? Si inginocchia e chiede perdono a nome naturalmente di tutto il popolo tedesco. Chiede perdono lui che, come posso dire, era stato a sua volta vittima del suo stesso popolo, giusto? Molti gerarchi non hanno chiesto perdono, non si sono assunti la loro responsabilità, negando la storia, negando ciò che invece era stato, o comunque, come nel caso di Eichmann, dicendo di aver semplicemente eseguito gli ordini. Lui chiede perdono, però i sommersi, come direbbe Primo Levi, come possono perdonare? Come possono perdonare 6 milioni di persone che non ci sono più? Allora, siamo arrivati alla fine, ragazzi, sono le 9:40. Vi lascio con un ultimo pensiero. Questa frase in latino dice: Felix, qui potuit rerum cognoscere causas. Che significa? È fortunato che arriva a conoscere la causa delle cose, cioè che conosce la storia, perché noi abbiamo parlato di argomenti importanti, di storia, di memoria, ieri si è celebrata la giornata della memoria, però attenzione, perché la memoria da sola non basta, nel senso che la memoria ci fornisce delle tracce importanti, suscita emozioni importanti,
l'empatia, l'odio, la ribellione, le lacrime. È importante la testimonianza, anche virtuale, abbiamo visto, ma vale anche la testimonianza virtuale, ci mancherebbe. Però non può bastare il sentimento, perché sui sentimenti non si costruisce qualcosa di duraturo. Allora, voi che siete giovani, dovete porvi come obiettivo proprio quello di conoscere la storia, conoscere le cause, anche attraverso la realtà virtuale, ma conoscere le cause, perché è solo se conoscete le cause, se conoscete le cose come sono andate, che vi potete formare dei giudizi, ed è solo, come posso dire, conoscendo le cause che la memoria ha senso. Una memoria, come posso dire, collettiva. Ma è solo quella la memoria che serve.